Partita non bella, ma l'importante era portare a casa i tre punti, quella vista oggi al Miramare tra il Manfredonia e l'Ideale. Due gol nella ripresa di Stoppiello e Trotta hanno regolato la pratica di Alebari e hanno così tenuto la distanza dallo Slay per un solo punto, come ormai da diverse giornate. Lo Slay che quest'oggi ha vinto per 5-0 la sua gara interna. Ma veniamo alla cronaca. All'inizio gara un minuto di raccoglimento per i 10 anni del terremoto dell'Aquila. Secondo minuto di gioco, Ideale in avanti con Adige. Ciribe si oppone in due tempi all'attaccante ospite. Decimo minuto, Naglieri nel tentativo di passare palla a portiere impegna il suo compagno di squadra e portiere Anaclerio in una deviazione in angolo. 34esimo, è Grumo ad impegnare il portiere ospite a terra con un suo tiro. 35esimo, colpo di testa di Trotta in piena area, palla alta sulla traversa. 43esimo minuto e Trotta con un'azione personale a procurarsi un calcio di punizione dal limite, lui stesso sulla palla e il numero 7 Bianco Celeste a occuparsi del tiro, il suo tiro si infrange contro la barriera ospite. Terzo minuto della ripresa, è Tristano a servire una buona palla per Trotta e il suo tiro non è molto angolato e termina fuori alla sinistra di Anaclerio. Nono, Cicerelli per Trotta che manca l'appuntamento con il gol. All'11esimo è l'Ideale Bari a farsi vedere in area biancoceleste con Epifanio, il suo tiro è di poco al lato. 17esimo, il momento del vantaggio biancoceleste. Cicerelli mette al centro un'ottima palla per Stoppiello che di testa piazza la palla sotto all'incrocio dei pali alla sinistra di Anaclerio. 19esimo, ammonito Sementino per farlo su Cocozza. Si incarica del tiro la Vermicocca che con un tiro dai 25 metri prende in pieno la traversa. 29esimo è Grumo a entrare in area ed a servire una palla per Santoro, il suo tiro viene ribattuto da un difensore ospite. 43esimo della ripresa, è il momento del raddoppio di Capitan Trotta, dalla destra scende il neo entrato Granatiero che mette un'ultima palla al centro per Trotta che infila il 2-0 e con questo centro per il capitano biancoceleste siamo a 40 gol in campionato. Non succede più nulla nella girandola delle sostituzioni, un po' di nervosismo in campo tra le due squadre ma niente di particolare. Dopo 5 minuti di recupero il signor Casula di Taranto decreta la fine delle ostilità. Manfredonia 2, Ideale Bari 0.